Oggi parliamo della regina della frutta, la mela. La maggior parte di voi, la maggior parte dei consumatori, spesso si rifugiano su quelle con il bollino, pensando che siano più buone, sane e di maggiore qualità. Pur essendo in commercio tutto l'anno, le mele vengono raccolte tra agosto e fine ottobre, quindi sappiate che ad aprile o a maggio sono sempre quelle dell'anno precedente. Le mele fresche invece sono disponibili, diciamo, da Natale in poi, da gennaio in poi, quando entrano sul mercato quelle conservate in atmosfera modificata. Più la mela è omogeneamente colorata, più è matura. Guardate quindi con attenzione la buccia, che deve essere liscia, senza ammaccature o tagli o macchie di colore brillante. Ma attenzione, diffidate delle mele che sembrano finte, che sembrano che sono troppo perfette, come quella di Biancaneve, per esempio. Qualche piccola imperfezione può essere tollerata, anzi può essere spia di genuinità, di qualità. Comunque il picciolo deve essere sempre ben saldo al frutto e provate a tirarlo leggermente. La rugginosità è una caratteristica delle mele coltivate, per esempio, in zone umide e non è un difetto, anzi la mela è più dolce e farinosa. Se poste in frigorifero, le mele si conservano a lungo anche 6 settimane. Ma vi do comunque il consiglio di conservarle in un bel piatto al centro, non in frigorifero, al centro della cucina o del tavolo. Controllate spesso e rimuovete quelle marce che si possono toccare, come si dice, e quindi lì si forma del marciume, poiché fanno marcire poi anche tutte le altre che stanno vicino. Conservatele lontano dalle verdure con foglie, perché le mele, così come le banane, le pere e i meloni, producono etilene, un gas in grado di farle deteriorare, perché per accelerazione di maturazione.